Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, io come sempre sono Nicky Box e siamo qua sul primo commentary dopo 9000 anni che non ne facevo uno. E come potete vedere dalle immagini siamo su Battlefield 4 ragazzi, laggerà leggermente perché aveva dei problemi all'inizio ma poi comunque ve lo andrò a discutere successivamente punto per punto. Questo Battlefield 4 che io ho giocato su PC ovviamente è la beta, io ho avuto la possibilità di giocare alla Closed Beta e poi successivamente, come tutti voi se l'avete giocato, alla Open Beta, o per PC o per console. Ovviamente ragazzi è inutile dirvi che fra le due versioni c'è proprio uno stacco devastante, basti pensare che l'una pesa, quella per PC pesa intorno ai 6 giga mi sembra, mentre quella per le console pesa intorno a 1 giga e mezzo. Io che possiedo tutte e due ho provato a scaricarla per console, è cioè non è che è ingiocabile, è inguardabile, ma va bene. Sorvolando questo dettaglio, che non è proprio un dettaglio perché se uno spende 70 euro per poi avere un gioco finito a metà. Comunque, passiamo subito ad analizzare i punti che mi hanno colpito di questo gioco. Beh, la mappa come potete vedere è questa, è spettacolare. A differenza di Operation Metro che aveva fatto, che era a nostra disposizione nella beta di Battlefield 3, questa mappa, che non mi ricordo neanche come si chiami, perché questo vi fa capire quanto ho giocato a Battlefield 4, questa mappa è stupenda, è fantastica, è fatta bene, come potete vedere tutti i dettagli, tutti i palazzi, ma questo è anche dovuto a un aggiornamento del motore grafico, che poi ne parleremo, in sostanza ne parleremo più tardi. La seconda cosa che mi ha fatto impressione è il nuovo sistema di controllo delle mappe che hanno messo, che è l'Evolution. Praticamente è un sistema che consente alla mappa di evolversi in base allo svolgimento della partita. Ad un certo punto infatti vedrete che il palazzo che in questo momento è alle mie spalle cadrà rovinosamente per terra, ammazzando tutti coloro che sono dentro, compreso me, forse non in questo gameplay, ma comunque mi ha ucciso un paio di volte perché io sono intelligente. Entro dentro i palazzi che stanno per crollare, ma questo è un altro discorso. Poi hanno aggiunto diverse feature, chiamiamolo così, in game. Hanno messo la possibilità, parlo per chi giocava prima, per chi gioca al computer. Prima ad esempio se volevate parlare con un vostro compagno di squadra dovevate essere per forza amici nel Battlelog e avere lo stesso gruppo della chat sempre nel Battlelog. Invece adesso non è più necessario. Infatti c'erano bambini che urlavano in aramaico nelle chat della partita. Ma vabbè, questi sono altri discorsi. Poi hanno aggiunto una modalità in più, che è questa che state vedendo, che è Obliteration. Questa modalità consiste nel rubare la bomba. Praticamente c'è una bomba per tutte e due le squadre. Poi a vicenda le due squadre hanno due obiettivi a testa da distruggere. Due o tre, adesso non mi ricordo. Chi dei due, sostanzialmente chi delle due prima fa esplodere questi obiettivi, prima vince. La bomba è droppabile dal nemico che la possedeva prima, semplicemente sparandogli, uccidendogli. Vabbè, sono dislessico ragazzi, se me lo chiedete sì, cioè non lo so, però va bene, poi un giorno faremo un video solo sulla mia dislessia e va bene. Comunque, dicevo, questa bomba la potrete prendere semplicemente uccidendo l'avversario e passandoci sopra. Ok, perfetto. Poi, i veicoli, come vedete in questo momento, sono rimasti sostanzialmente invariati. C'è sempre l'elicotterone col mitraglione che spara ovunque. Poi in questa beta c'era la possibilità di provare le moto d'acqua, però comunque le avevano già provate in giro. Le moto d'acqua, i carri armati e altri veicoli di terra corazzati. Poi la customizzazione delle armi, come state vedendo in questo piccolo frangente, è fatta molto bene. L'arma è in 3D, si può spostare completamente per vedere i pezzi. Cioè ci sono tre accessori, uno sotto il fucile diciamo per l'impugnatura, uno per la canna del fucile, quindi silenziatore oppure quelli lì che riducono la luminosità quando spari, e il mirino. Sono fatti veramente bene, è molto bello vedere il modello poligonale in 3D dell'arma sullo schermo, è figo. Poi, come altre cose, le classi sono rimaste sostanzialmente invariate. Hanno semplicemente fatto una cosa che secondo me hanno azzeccato tantissimo, perché hanno spostato il C4 al posto che al supporto, l'hanno messo allo scout. Io sinceramente non ho capito. Al posto del C4 hanno messo una cosa che spara dei coriandoli, perché comunque danni non è che ne faccia tantissimi, specialmente ai carri armati, ma vabbè.
Quello poi lo andremo a vedere quando il gioco uscirà effettivamente. Poi è arrivato finalmente il momento di parlare della grafica. Allora, la grafica è qualcosa di fenomenale. È fenomenale, peccato che la prima settimana, forse, sì, mi pare la prima settimana o comunque i primi giorni di gameplay, anzi di beta, scusatemi, era ingiocabile. Perché? Perché era ingiocabile? Perché era pesantissimo. Adesso io ho un computer di fascia medio-alta. Lo tenevo a 50 fps, tutto ultra, tranne un filtro che è inutile, vabbè, comunque. Però andava a 50 fps. Io ero abituato a Battlefield 3 andare a molti più fps. Sostanzialmente, dopo molte patch, dopo qualche patch, hanno risolto questo problema grafico. Infatti, nelle ultime sessioni di gameplay, che non sono queste che state vedendo, sono riuscito a portare questo gioco anche oltre gli 80 fps, ed è una cosa very, very good. Poi hanno aggiunto alcune animazioni e ne hanno migliorate altre, come ad esempio quando il tank sputa i fumogeni. È figo perché li vedi saltare in aria, poi esplodono, così sono quelle piccole cose, chi mi conosce da tanto tempo lo sa, sono quelle piccole cose che rendono un gioco grande. E poi niente, l'audio va a pari passo con la grafica, ovviamente spettacolare anche quello, poi specialmente se hai le cuffie Dolby Surround come le mie, è qualcosa di fenomenale. Poi hanno aggiunto la controaccoltellata e il fatto di andare sott'acqua. Dunque, la controaccoltellata è un qualcosa, non so come spiegarmi, non è banale di più, perché non devi essere abile nel fare la controcoltellata, devi solamente premere F quando ti accoltellano. E se io arrivo di soppiatto da dietro, mi faccio tutto lo stealth, poi ti accoltello e tu da deficiente schiacci F, capisci che è un po' una cagata. Vabbè, comunque spero che nell'online, cioè nella definitiva, poi riescano ad aggiustarlo comunque a renderlo più difficile per chi deve fare la contraccoltellata. Io qua, ragazzi, sto morendo milioni di volte, ma come sapete la fanteria contro i tank fa ridere. E vabbè, niente, comunque, ragazzi. Sostanzialmente, questa era una panoramica complessiva di questo gioco che ho avuto la possibilità di giocare pochissimo, perché non sono mai stato a casa, come sapete, in questo periodo sono veramente poco a casa. Quando ci sono, io pensate che devo ancora finire GTA 5. Questo è un sacrilegio per chi mi conosce, quindi, ragazzi, abbiate pazienza, ma. Ah, soprattutto, voi vedete questo video in commentari perché sono un idiota e mi ero dimenticato che oggi, giorno 15, mentre sto registrando questo video, la beta era già finita, quindi speravo di farlo in live, ma niente. Quindi, ragazzi, non ci resta che aspettare questo fantastico gioco che uscirà il 29, di ottobre, ovviamente, sugli scaffali di tutto l'universo. Io personalmente l'ho già ordinato in Collector Edition, Limited Edition, come cacchio si chiama, Special Edition forse, quella lì con la Steelbox. E niente, ragazzi. Come sempre, se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, lasciate un commento, iscrivetevi alla pagina di Facebook e noi ci vediamo a un prossimo video. Bella!